Ciao, sono Federico, uno studente di medicina in inglese al terzo anno qui a Bologna e questa è una mia giornata tipo durante la sessione. Guardate fino alla fine per qualche consiglio per migliorare la vostra routine. Alla mattina mi sveglio alle 6:30, felicissimo ed energetico esco dal letto e sono pronto a iniziare una nuova giornata. Vabbè, ok, adesso la racconto per come succede davvero. Mi sveglio alle 8, che è del tutto onesto. Provo ad uscire dal letto, ma è troppo freddo. Per qualche forza divina che mi è stata concessa ancora un'altra volta, per ragioni a me sconosciute, esco dal letto e mi lancio sul telefono che è posizionato sulla cassettiera appena lontana dal letto, in modo che sia costretto a uscirne per spegnere quella stramaledetta sveglia. Dopo essermi trasformato in un pinguino del Nebraska, mi dirigo verso il bagno, adempio alle mie funzioni fisiologiche e punto dritto alla cucina. Sono le 8 di mattina, non mangio dalle 8 della sera prima, sono praticamente 12 ore in cui il mio stomaco piange e quindi ho fame. Mi preparo il mio solito avocado toast, molto buono, che mi gusto davanti a un video di YouTube. Alle 9 di mattina circa mi metto la mia bellissima maglia termica per cercare di sconfiggere il freddo di questo inverno che io odio e mi alleno. 100 addominali, 100 flessioni e 30 trazioni ogni mattina così. E no, questa non è parte della farsa che vi ho raccontato prima, questa è tutta verità. Mi cambio, ritorno nella pat caverna alla mia scrivania, procrastino ancora per un po' e verso le 10 circa inizio a studiare fino a pranzo. A pranzo mangio quello che la mia amorevole mammina ha preparato per me, momento di relax, e di solito verso le 2 lavoro a questo canale YouTube facendo un po' di brainstorming, pensando a idee, scrivendo idee e registrando video come in questo momento. Alle 16 circa, ovviamente dipende sempre da quanto devo studiare quel giorno, torno sotto con i libri fino alle 6:30, 7. Alle 7 cosa accade? Che mi alleno di nuovo. Sì, esatto, ancora, non è uno scherzo. L'allenamento della sera varia. Oggi è la giornata del petto. Ogni giorno faccio un gruppo muscolare diverso e a ogni settimana, praticamente ogni gruppo muscolare lo alleno 2 volte. Se mi seguiste su Instagram sapreste già perché faccio 2 allenamenti al giorno e quindi andate a seguirmi, Federico Patti. Dopo l'allenamento della sera è il momento della doccia, rigorosamente fredda. Ehi Siri, imposto un timer di 5 minuti. Ehi Siri, affanculo Siri. No ma... Oh mio Dio, mi si stacca il pisello. Farò un video riguardo a questo esperimento molto prossimamente. Finisco il tutto generalmente verso le 8, mangio quello che la mia amorevole mammina ha preparato per me e dopo cena, se ho qualche video da editare, edito. Se no, generalmente mi rilasso, guardo YouTube, guardo Netflix, se devo finire di studiare finisco un attimo di studiare, però generalmente la sera è lasciata al relax. Oppure mi piace anche leggere qualche articolo proveniente dal mondo esterno, che non vedo da un po', ma sto bene, tutto a posto, no? Sto bene. Puntualmente alle 23 mi lancio sotto le coperte e inizio a leggere. Ho recentemente finito per la seconda volta 24 Hour Workweek. Se volete un po' di consigli su che libri leggere, ho fatto un video a riguardo, non mi ricordo mai da che parte è, però uscirà, comparirà in questo momento il video che ho fatto. E adesso sto leggendo Leaders Eat Last di Simon Sinek e sostanzialmente leggo finché non mi addormento circa a mezzanotte. Questa è la mia giornata tipo durante la sessione e il lockdown. Ma diciamo che non è sempre stato così. Negli ultimi mesi ho apportato dei cambiamenti alla mia vita e alla mia routine
in modo da migliorare sia la produttività ma anche in generale il mio sentirmi bene. La prima cosa che ho cambiato è che ho iniziato ad andare a letto molto prima e a svegliarmi anche presto la mattina. Sì, ero la tipica persona che si svegliava a mezzogiorno, anche durante la sessione. Mi ammazzavo di studio pomeriggio, però non mi interessava. Io dovevo svegliarmi a mezzogiorno. Vi posso assicurare che è molto meglio la vita in questo momento. L'altra cosa è che nel primo lockdown sono riuscito a mantenere e adesso ho ripreso, è che mi alleno con costanza. Ok, lo capisco, due volte al giorno non è per tutti e non è neanche per me, perché sto facendo una challenge che è iniziata l'11 gennaio e finirà il 26 marzo, di cui ovviamente vi parlerò in un video. Però anche solo semplicemente fare 15 minuti, e 15 minuti ce l'abbiamo tutti di tempo libero, è solo una questione mentale, di fare qualche flessione, qualche addominale, giusto per muoversi un po', è sicuramente una cosa che consiglio a tutti. Specialmente in questo momento in cui non c'è tanta attività sociale là fuori, siamo in casa, non abbiamo tanto da fare. Allenatevi. E poi appunto l'aver creato queste routine. Questa routine la mattina di svegliarmi, di fare colazione, di allenarmi, e la routine della sera di andare a letto, leggermi un libro finché non dormo. E questa cosa del leggere prima di dormire è potentissima sotto diversi punti di vista. Innanzitutto leggo, che avevo perso un po' l'abitudine e adesso l'ho ripresa, e devo ammettere che ne vale veramente la pena. E poi in più mi stacca dal telefono, che solitamente ce l'avrei in mano anche fino a 5 secondi prima di addormentarmi. In questo modo per un'oretta circa lo metto da parte, leggo, mi concentro sul libro e mi riesco a addormentare anche meglio. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace. Prossimamente arriverà un video esclusivamente dedicato alla mia morning routine. Commentate se volete altri video del genere, se avete curiosità sulla mia routine o se avete idee di video che vorreste vedere. Andate a seguirmi su Instagram, Federico Patti, pubblico dei contenuti esclusivi per Instagram, sia video informativi che video divertenti. Iscrivetevi al canale. Stay healthy. Ciao.